Continuiamo col nostro magico viaggio nel mondo dell'home recording, quindi della creazione del nostro home studio. Abbiamo cominciato parlando di queste bellissime AKG K52, cuffie super economiche ma veramente veramente buone. Abbiamo poi introdotto il discorso monitor da studio parlando di questi bellissimi KRK Rocky 5. È giunto il momento di parlare di schede audio ed è esattamente quello che faremo oggi. Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio di liuteria, io sono Andrea Marcellan e come sempre vi do il benvenuto a questo nuovo contenuto. Siamo sempre nell'ambito dell'home recording e come detto all'inizio di questo video, oggi parliamo di schede audio. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti in arrivo. Vi invito anche, se vi interessa, ad iscrivervi agli altri miei canali social come Instagram, TikTok, Facebook, dove potete trovare qualche contenuto magari extra rispetto a quello che trovate su YouTube, e ovviamente ad unirvi al gruppo Discord, dove troviamo sempre il tempo quasi tutti i giorni di scambiare quattro chiacchiere, consigli, opinioni, e anche al gruppo Telegram, dove metto ogni volta che ne trovo offerte nell'ambito musicale, nel senso più vasto del termine. Cominciamo subito con l'argomento di oggi, ricordandovi come sempre che trovate il link in descrizione di tutto quello di cui vi parlerò oggi. Ma prima di parlare di questa scheda audio in particolare, vi vorrei parlare di perché serve una scheda audio. Beh, la prima ragione per cui vi serve una scheda audio è che voi avete una chitarra e vi trovate con in mano questo e questo nel computer dove lo infilate. Ovviamente da nessuna parte. È vero che magari potete mettere un riduttore e attaccarlo all'ingresso jack mini sul vostro portatile, ma non funziona proprio così. Per usare microfoni e strumenti è proprio fondamentale avere una scheda audio proprio come questa. Ecco perché, se noi vogliamo divertirci suonicchiando così e sfruttando magari software gratuiti come Guitar Rig, ho fatto un video dedicato per giocare un po' con gli effetti e farci il nostro suono, comunque ci serve poter collegare la nostra chitarra con il nostro cavo al nostro computer per interfacciarsi, e quindi la scheda audio diventa un elemento indispensabile se vogliamo fare musica col nostro computer. Altra cosa da dire che riguarda non solo questa scheda audio ma la stragrande maggioranza di questo tipo di dispositivi è che sono plug and play, significa che come voi li collegate al vostro PC loro si accendono e funzionano. Però in realtà, se voi volete davvero sfruttare appieno il potenziale di questi dispositivi, dovete installare il software. Quindi so che sembra, a molti diranno, beh grazie, hai scoperto l'acqua calda. Lo so bene, però a molti è istintivo il fatto di vedere che collegate il PC si accende, collegate la chitarra funziona e sono felici così. Ma in realtà è proprio importante che voi installiate il software della casa madre. Una delle ragioni più importanti per installare il pacchetto driver fornito dalla casa madre è il software ASIO, che sta per Audio Streaming Input Output, ed è un protocollo a bassa latenza ed è fondamentale perché non è possibile lavorare al computer con la DAW, con i nostri strumenti, se c'è latenza fra quello che noi facciamo e quello che viene riprodotto dalle casse. Quindi è fondamentale avere questo tipo di software. In questo video in particolare parliamo di Focusrite, che è esattamente la scheda audio che ho io. In realtà non parleremo esattamente di questa, perché questa è una 2i2 di seconda generazione, ormai non la trovate più, a meno di non trovarla usata per esempio sul mercatino musicale, e nel caso, se la trovate in buone condizioni, prendetela perché ne vale assolutamente la pena. Io ce l'ho da 10 anni e funziona ancora benissimo. Ma perché Focusrite? Beh, una delle ragioni più importanti per cui io ho scelto Focusrite è proprio per il fatto che i preamp che sono inseriti qua dentro sono di una qualità che è riconosciuta, diciamo così. Ogni anno vengono fatti delle valutazioni e vengono dati dei riconoscimenti alle varie aziende in base alla qualità dei loro prodotti. Focusrite è una delle aziende che è proprio famosa per i preamp che propone all'interno del suo hardware. Significa che se non comprate Focusrite e prendete, che ne so, Behringer M-Audio, allora faranno schifo? No, assolutamente no, sarete assolutamente felici anche con quelle. Io è una cosa che vi dico sempre. Non è che se non avete Focusrite non avete un risultato di qualità, ma quello che vi posso dire è che lo standard base di Focusrite è di altissimo livello. Per cui questa è la ragione fondamentale per cui io ho scelto questo marchio. Come abbiamo appena visto, non parleremo esattamente di questo modello perché è la vecchia generazione, ma parleremo della nuova generazione. Ma prima di cominciare a parlare di questo specifico modello di scheda audio, è bene capire se vi serva questo specifico modello di scheda audio, perché Focusrite non fa solo il modello 2i2, ma per esempio fa anche il modello solo,
in realtà fa anche modelli ancora più grandi con ancora più ingressi, però tendenzialmente io mi aspetto che voi che mi seguite non abbiate tutte queste esigenze, che sostanzialmente vi interessi poter avere, che ne so, due microfoni, un microfono e una chitarra o solo la chitarra, e quindi mi limiterò a parlare un attimino di questi due modelli. Il modello solo rispetto al modello 2i2 sostanzialmente ha un ingresso microfonico, ovviamente vi farò comparire l'immagine per vedere bene di cosa dobbiamo parlare, visto che non è uguale a questa scheda audio. Avrà un solo ingresso microfonico, solamente microfonico, quindi non combo come questi ingressi qui, e un solo ingresso jack per lo strumento, anche in quel caso non combo, quindi un ingresso microfonico XLR e un ingresso jack. Quindi significa sostanzialmente che con quella scheda audio voi potete, per esempio, suonare la chitarra e cantare, oppure ancora, se volete registrare la chitarra vecchio stile, quindi suonarla con la vostra pedaliera, il vostro amplificatore, e registrare l'audio con un microfono, potete farlo. Se invece voi avete necessità diverse, per esempio, che ne so, volete fare un podcast, quindi avete bisogno di uno o due microfoni, o se volete registrare la vostra chitarra classica, chitarra acustica, e vi servono anche in quel caso uno o due microfoni, la 2i2 è già lo step successivo ed è esattamente quello che vi serve, perché vi dà la possibilità di avere non un ingresso microfonico e uno di linea cavo jack, ma vi dà due ingressi microfonici e sono anche degli ingressi combo, quindi significa che potete inserire qua sia un attacco XLR sia un attacco sia un cavo jack, quindi è più versatile sicuramente. Prima di andare nel dettaglio di tutte queste manopoline, selettori e pulsanti, vi dico un'altra delle ragioni per cui a me è piaciuta sempre la Scarlett della Focusrite, in particolare perché in questo range di prezzo mi piace molto come è costruita, a parte il design, il colore, che personalmente mi piacciono. Il fatto di avere questa scocca rigatina in alluminio mi dà, diciamo così, un senso di maggior solidità, un senso di maggior affidabilità, mentre sapete bene che nel range di prezzo inferiore a questa, qua siamo nell'ordine dei 140 euro, quindi troviamo schede audio anche a 50, 60, 80 euro, ma tendenzialmente sono di plastica. E il fatto che siano così piccole queste schede le rende anche molto portatili, e se le portate in giro e vi cascano, se sono di plastica, è molto più facile che si spacchino. Quindi non è un aspetto che sia fondamentale, ma personalmente è un aspetto che mi ha dato fiducia e mi ha spinto ancora di più a scegliere Focusrite. Cominciamo a parlare nel dettaglio allora di questa scheda audio. Ve la faccio vedere un pochino da più vicino, sperando che metta a fuoco, perché avrà sempre la tendenza di mettere a fuoco la mia faccia. Ovviamente in sovraimpressione di lato metto l'immagine della generazione più nuova, dove appunto magari qualche switch è diventato un pulsante, qualcosa è stato spostato più in qua o più in là. Ecco, guardando questa qui, ricominciamo a parlare dell'ingresso XLR jack combo, che ha un vantaggio che è in grado di riconoscere da solo se stiamo inserendo un cavo XLR o un cavo jack, e in base a questo decide che tipo di preamplificatore far funzionare. Quindi va con questo sistema automatico ad eliminare uno switch che servirebbe a dirgli sto entrando con un microfono, sto entrando con un cavo di linea. Simile a questo switch c'è anche sulla nuova generazione un pulsantino che va a passare da linea a inst. Quindi che cosa fa? Sostanzialmente inst va selezionato quando inseriamo per esempio il cavo di una chitarra elettrica, quindi a due poli mono, e line invece quando noi andiamo a inserire per esempio il cavo di l'uscita di una tastiera, di un synth o di un mixer, che invece è a tre poli, quindi stereo. Già che ci siamo, muovendoci in questo senso, parliamo anche della regolazione del gain o del guadagno. Questa serve semplicemente a gestire il volume d'ingresso di qualsiasi cosa noi abbiamo collegato all'ingresso. La cosa carina che ha sia questo modello sia quello nuovo è che attorno al potenziometro c'è un cerchietto LED che si illumina con un colore in base a quanto è intenso il segnale che sta entrando, per cui mano a mano che alziamo il volume noi vediamo che l'ingresso, che il cerchietto è sempre verde, che vuol dire ok, il segnale che tu mi stai mettendo sta entrando pulito senza problemi. Quando diventa rosso ci sta dicendo, la scheda audio ci sta dicendo attento, perché stai mettendo il segnale in ingresso sta diventando troppo forte e sta clippando. Clippando significa che sta distorcendo ed è una cosa che si vuole evitare. Una delle tecniche più pratiche è alzare
il volume finché non comincia a clippare quando suoniamo forte o cantiamo forte e tornare un pochino indietro, oppure per sicurezza stare comunque un pochino più indietro e poi gestire tutto dalla nostra Do, per esempio. Detto questo, passiamo al pulsante, così come c'è anche nella versione più nuova, e questo pulsantino qui dove leggete 48V sarebbe il Phantom Power, che cliccandolo semplicemente attiva un'alimentazione che è fatta apposta per pilotare determinati tipi di microfoni che hanno bisogno appunto di questi 48 volt per poter funzionare, altrimenti se non lo fate voi parlate ma dal microfono non entra niente, quindi semplicissimo. Direct Monitor, anche qui è uno switch, se non ricordo male nella versione nuova anche qui è un pulsante. A che cosa serve? Serve a questo, abbiamo parlato dell'ASIO, no? Per quanto riguarda la latenza, però può capitare che nonostante abbiamo preso una scheda audio buona e che abbiamo computer veloce, dover gestire il flusso di dati audio in ingresso tramite il processore, tramite la nostra DO e via dicendo, possa comunque creare un qualche tipo di latenza, ed è una cosa che noi non vogliamo mentre stiamo registrando. Noi abbiamo bisogno di sentire l'audio a latenza zero. Attivando appunto questa funzione di Direct Monitor succede che viene bypassato quello che succede nel computer sostanzialmente, mentre sia il volume del monitor, quindi quello che potremmo sentire venire fuori dalle casse del nostro computer, sia quello delle cuffie ci restituiscono un suono a latenza zero, per cui è utilissimo quando stiamo registrando e abbiamo bisogno di sentire quello che stiamo facendo appunto senza latenza. Una delle ultime cose da vedere sono i potenziometri, che però, come abbiamo appena visto, vanno a regolare semplicemente il volume degli altoparlanti e il volume delle cuffie, dove il jack va infilato in questo angolino qui. Ma questo volume come fa a comandare le casse? Lo fa perché nel pannello posteriore abbiamo gli ingressi destra, anzi non gli ingressi ma gli output, quindi le uscite destra e sinistra che vanno ai nostri altoparlanti, e come ultimissima cosa la connessione USB, che in questo caso è diversa da quella della nuova generazione, che rispetto a questo tipo di attacco, che se non sbaglio è l'USB-A, ha il classico e più moderno connettore USB-C. Ultima cosa di cui parlare, che su questa scheda audio non c'è ma che sul nuovo modello c'è, vicino al pulsante dove possiamo selezionare linea e line e instrument, hanno aggiunto un nuovo pulsante dove c'è scritto Air. Che cos'è Air? Air è sostanzialmente un preset del preamp interno della scheda audio, che vi permette di avere se vi interessa ovviamente averlo, una piccola elaborazione ulteriore al suono che sta entrando, per esempio del vostro microfono o magari di strumenti acustici che state registrando, ovvero va a influire sulle medio alte cercando di rendere il suono ancora più cristallino e dettagliato, quindi è qualcosina in più. Ovviamente sono tutte cose che voi con un po' di esperienza riuscite anche a ottenere lavorando, facendo un po' di post produzione all'audio che registrate sulla vostra DAW, però se volete semplicemente fare un podcast o magari fare una live in cui suonate e avere la possibilità di far quello senza tanti pensieri, è sicuramente un bonus aggiuntivo. Ultima cosa di cui parlare riguardo a questo tipo di scheda audio è il pacchetto di software che vi viene dato come corredato d'uso. Ovviamente avete i driver della vostra scheda audio, ma spesso e volentieri un po' tutte le marche vi buttano dentro, per esempio, delle versioni leggere light di DAW, se non sbaglio con Focusrite vi danno Ableton Light, ma vi mettono anche per esempio dei plugin, degli strumenti, che ne so, un pianoforte. Sono tutte cose molto utili. Se cominciate da zero, se non avete niente con cui giocare, è bello poter avere a disposizione questi plus. E con questo il discorso, che spero sia stato più globale e omnicomprensivo possibile, su questa Focusrite 2i2 di terza generazione, anche se questa di seconda, si conclude. Come sempre spero di esservi stato utile, che vi sia piaciuto questo contenuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di quello che vi ho detto, se ho omesso qualcosa, se preferite altre schede audio a questa, ce ne sono molte altre, e in futuro spero di potervi portare altri contenuti simili a questi, perché ci sono altre schede audio che io vorrei provare, vorrei comprare anche per sostituire questa, che funziona benissimo, ma avendo 10 anni
e in più avendo la necessità ogni tanto di fare, come sto programmando adesso, dei podcast dove non mi bastano più due ingressi microfonici ma me ne servono tre, ad un certo punto dovrò fare un upgrade. Quindi se avete anche consigli, avete tutto lo spazio nella zona dei commenti, quindi mi fa piacere sicuramente sapere cosa ne pensate. Detto questo, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Trovate il link di tutto quello di cui vi ho parlato in descrizione, trovate anche tutti i miei social, TikTok, Instagram, per venire a dare un'occhiata anche lì, e come sempre Discord e Telegram se vi interessa vedere le offerte e venire a chiacchierare nel gruppo che ho creato. Con questo è tutto, vi rimando al prossimo video, ciao!